da vincente, gli spareggi incrociati tra il gruppo di Spagna, Macedonia e Romania. Io mi auguro che possano continuare a non salire. Fambayev, arbitro che per Smith, centrale, poi scarica verso Azevedo, la conclusione che sblocca il punteggio. Fambayev concede l'uno in più agli azzurri. Fallo commesso su chi non aveva il pallone. Importante, bravissimo Valentino. Gli attaccanti americani. Deve tirare da lontano entro 4 secondi. La formazione che, o meglio, c'è stata una spinta. Open goal per lui, 20 secondi con l'uno in meno per l'Italia. Confeziona il 2 su 2 con l'uno in più. Sì, comunque ha tirato, ha fatto bene a tirare, poi ci poteva essere. Peccato per questa deviazione. Attenzione perché è già fuori Alexander e è a rischio definitiva anche Hatten. E va a bersaglio lui. Meno uno per l'Italia che non sta giocando ancora. Ha esaltato Modric. Gira benissimo il pallone la formazione americana. Tempesti, davvero non perfetto degli azzurri. Difesa italiana che chiude gli spazi e conclusione. Questo pallone al compagno, guardate da qua, ancora 6 contro 5. Addirittura ora siamo 4 contro 6. E il massimo svantaggio indirizzato nell'angolo più lontano rispetto a quello di Ticino, presente in questa manifestazione per gli azzurri. Hanno già una posizione disciplinare piuttosto per tornare in scia agli avversari. Ed è così! Parziale che comunque va appannato di serie. Valerio Rizzo che mette la palla. 5-4 per chi attacca. Anche 3 gol di vantaggio, formazione americana. Che peccato, guardiamo. Sarà Fenuno, manderà al tiro, carica Maurizio. E mette la palla veramente alto, il pallone è andato da un lato all'altro, la difesa è andata. Stavolta possiamo rivedere il 2-0-2, ma insieme a Kasach è il giocatore. C'era Mangiante a posizione 1, Felugo poteva tirare anche. Vista del difetto, il 50% per ora di realizzazione. E vanno al pareggio! Un fantastico pallone indirizzato a Americano nella costruzione dell'ottava superiorità numerica. Ma preciso, lo in più, beffa la nostra difesa. Ma il tiro gallo che nasce in Russia e poi ha preso la cittadinanza kazaka e fa malissimo. Ha potuto reagire da ma. Palla che calca terra, mette in rete. Oh, non brillando, sono sempre lì con. Ma la difesa italiana ha compiuto un altro errore. Il mancino, non c'è Barellas, c'è Bright a uno. Siamo, ritorniamo in parità. No, da solo quasi insieme a Boben. Già azzurre per l'Italia contro la Romania. Dopodomani la possibilità di riscattarsi mentre va a bersaglio. Secondi. Che bel gesto di Calcaterra, l'autentica sciata. Esordio dei giovani in un